I 40 anni dell'Orcolat, ben ritrovati, proseguiamo dunque questa cavalcata di ricordi, di onore e memoria soprattutto. Ne parleremo ampiamente nel corso del giornale, poi questa sera tra la prima e la seconda edizione del giornale andrà in onda il secondo appuntamento di questo trittico che abbiamo iniziato lunedì con Occidente, andrà in onda Civico 37 e anche in questo caso parleremo di questi 40 anni. Poi venerdì 6 maggio, giornata particolare, alle 21.30 ci sarà un documentario proprio dedicato a quel 6 maggio. Con testimonianze dei protagonisti di allora, abbiamo una testimonianza per esempio di Giulio Andreotti, oggi scomparso, che fu il presidente del Consiglio a quei tempi, di Adriano Biasutti, di Zamberletti, insomma andremo così a conoscere le loro impressioni e quanto fu fatto perché il Friuli risorgesse dalle ceneri come l'araba fenice, ma ne parleremo, dicevo, anche nel corso del giornale. Ben ritrovati dunque amici e amiche che ci seguite da Altri Veneto e in streaming in tutto il mondo, sempre che ci sia la connessione. La domanda che abbiamo posto ai nostri telespettatori nelle precedenti edizioni del telegiornale: la Cassazione ha assolto il ladro, rubare per fame non è reato, sei d'accordo? No, il 69%, sì, il 31%. La notizia l'abbiamo data ieri nel corso del giornale, poi quest'oggi i quotidiani ne hanno parlato più ampiamente. Pensate alla mensa frequentata dai profughi di Reggio Emilia dopo la protesta dei richiedenti asilo, quindi non sono ancora profughi, sono richiedenti asilo, quindi clandestini a tutti gli effetti. Arriva uno chef specializzato in piatti africani e pakistani. Il ristorante ha cambiato il proprio menù per venire incontro alle rimostranze dei profughi che mercoledì scorso avevano vivacemente protestato contro la qualità delle pietanze nella sede della questura. Dopo aver protestato in questura per la qualità del cibo, ai presunti profughi ospiti della COP di Mora d'Abramo è stato assegnato uno chef specializzato in piatti africani e pakistani. Io personalmente rimango sempre più allibito di questo paese, no? Anche perché questi qua dicono che arrivano dalla guerra, io non so se nel corso della guerra avevano anche là lo chef, no? Non so se io magari scappo da qui, me ne vado in Africa e chiedo gli spaghetti, no? O magari un cibo kasher, come qualche volta mangio, no? Non penso, insomma, che ognuno si adatta, no? E invece c'è questo volere a tutti i costi, no? Essere solidale, quindi cambia anche lo chef. Diventi uno chef, insomma, che prepari piatti pakistani e africani. Ma sinceramente, credetemi, con tutta la buona volontà proprio non riesco a capire quanti non hanno il coraggio di prendere, quanti protestano, caricarli in un aereo e rispedirli a casa loro, punto primo. Due, non capisco chi paga lo chef, no? Specializzato in piatti africani e pakistani. Terzo, siamo veramente ridicoli come paese e giustamente ce lo dicono i tedeschi, gli austriaci, gli stessi ungheresi. Siamo veramente nelle mani di personaggi ridicoli. E questo è un altro esempio di questa Italia ridicola. E mi meraviglio che la gente ancora non sia scesa in piazza, ma non per gridare, proprio per agitare le mani. Io sto vedendo in Francia cosa sta accadendo solamente per cambiare, no, una postilla di una legge. Qua in Italia tutto è accettato. Cioè, è incredibile. È incredibile. Incidente mortale questa mattina sulla Romea, in territorio di Campagna Lupia, nello scontro da due auto ha perso la vita una giovane donna, Alessia Conforti. Tragedia della strada questa mattina intorno alle 9.30 lungo la statale Romea nel territorio di Campagna Lupia. Siamo nella città metropolitana di Venezia. Una Suzuki Swift condotta da una 35enne peruviana ha improvvisamente invaso, per cause ancora al vaglio, la corsia di marcia opposta, impattando contro una Fiat Marea guidata da un giovane originario di Frosinone. La conducente del primo mezzo, Jessica Quispe, residente poco distante da lì,
ha praticamente perso la vita sul colpo nonostante i tempestivi soccorsi dei sanitari. Il Frusinate, trasportato all'ospedale di Dolo, non sembrerebbe invece in gravi condizioni, ma si è sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Completamente distrutti, i mezzi incidentati, il flusso veicolare ha risentito pesantemente dell'ennesimo sinistro mortale sulla Romea. L'arteria è stata infatti chiusa al traffico fino alle 11:30, con conseguenti code e rallentamenti in entrambi i sensi di marcia. Grave incidente questa mattina anche a Palmanova, siamo in Friuli Venezia Giulia, Omar Costantini. Un grave sinistro si è verificato poco prima delle 8 di questa mattina lungo la strada regionale 352 in località San Marco, in comune di Palmanova. Un giovane di 27 anni di Udine alla guida della propria auto ha investito un ciclista a 76 anni da luogo. Dalle prime notizie giunte, il pensionato stava svoltando in sella la sua bicicletta verso Via dei Boschi, nei pressi dell'incrocio con il passaggio a livello della Udine Cervignano, quando è stato centrato dall'automobilista. Nell'impatto con l'auto e quindi con l'asfalto, l'anziano ha riportato gravissime ferite. Soccorso dal personale medico del 118, è stato condotto d'urgenza in ospedale a Udine con l'elicottero in fin di vita. Bici e auto sono stati posti sotto sequestro. Rilievi di legge da parte dei carabinieri della compagnia di Palmanova. Grave incidente nella notte anche nel Vicentino, anche qui dalla nostra redazione del Veneto. L'auto che esce di strada impattando violentemente contro un platano e riducendosi ad un cumulo di rottami. Grave incidente nella notte ad Albettone nel Vicentino, dove un 26enne ha perso improvvisamente il controllo della sua Opel Corsa grigia, finendo il folle tragitto contro la possente alberatura. Il sinistro, le cui cause ancora sono al vaglio delle forze dell'ordine giunte sul posto, è avvenuto lungo Piazza Umberto I intorno alle 2 del mattino. Soccorrere il conducente M.B., queste le sue iniziali, residente a Villaga, i vigili del fuoco con cesoie e divaricatori idraulici. Una volta estratto, il 26enne è stato affidato alle cure del suo M118. Le sue condizioni sono ancora gravissime. Il giovane si trova ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. Al lavoro per i rilievi di legge i carabinieri di Lonigo, al vaglio il possibile colpo di sonno, ma niente viene escluso in questi casi, nemmeno il malore o un malfunzionamento improvviso del veicolo. Caos invece ferroviario in Friuli Venezia Giulia per un tentativo di suicidio. Il servizio ferroviario tra Trieste Centrale e Monfalcone è stato ripristinato gradualmente a partire dalle 8:15 di questa mattina, dopo l'interruzione di quasi due ore disposta dalla polizia ferroviaria, perché una persona ha minacciato il suicidio manifestando l'intenzione di lanciarsi da una torre ferroviaria a Barcola. Notevoli disagi alla circolazione agli utenti, visto l'orario di punta per i pendolari. Oltre una decina sono stati i treni soppressi in toto o parzialmente. I ritardi accumulati sono arrivati fino a 75 minuti. Una ragazza stuprata da tre giovani afghani minorenni nell'attuale della stazione di Praterstein, nel secondo distretto di Vienna. Una 41enne, vittima di un tentativo di stupro da parte di un algerino ad una fermata dell'autobus a Linz. Una 17enne, oggetto di approcci sessuali indesiderati e respinti da parte di un immigrato di nazionalità non accertata a Graz. Sono tutti episodi di cui ha dato notizia la stampa austriaca soltanto la scorsa settimana. Si aggiungono ad una lunga serie di analoghi episodi di violenza a sfondo sessuale che vede spesso protagonisti giovani immigrati. Fenomeno in crescita che preoccupa non solo le forze dell'ordine, ma le stesse organizzazioni no profit che prestano assistenza ai profughi giunti in gran numero in Austria. Tanti episodi di criminalità a sfondo sessuale allarmano l'opinione pubblica e rendono più complicati gli sforzi per dare accoglienza e integrazione. E ho fatto questa premessa per annunciarvi il prossimo servizio di Alberto Comisso. Una violenza sessuale è avvenuta questa mattina alle 11:15 da parte di un cittadino extracomunitario alle 11:15 nel sottopasso di San Giovanni di Casarsa. Un uomo di origini egiziane, 30 anni, è stato arrestato dai carabinieri a Casarsa della Delizia per violenza sessuale.
L'uomo è accusato di aver bloccato in un sottopasso una giovane donna, trattenendola e spingendola contro il muro, palpandola ripetutamente. Le grida della giovane hanno richiamato l'attenzione di alcuni passanti che sono intervenuti, costringendo l'uomo alla fuga. L'immediata denuncia e le precise descrizioni fornite hanno permesso ai carabinieri di identificare e arrestare il responsabile nel giro di poche ore. La vittima della violenza sessuale è una casarsese, poco più che trentenne. Il grave episodio è accaduto nella frazione di San Giovanni, verso le 11.30. La giovane, nel transitare nel sottopasso, è stata avvicinata da uno sconosciuto che, dopo averla costretta e trattenuta spingendola contro il muro, le ha palpato ripetutamente il sedere. Incredula, la donna ha trovato la forza per urlare e attirare l'attenzione di alcuni passanti. A quel punto lo sconosciuto si è dato precipitosamente alla fuga. Dopo la denuncia, subito presentata alla stazione di carabinieri di Casarsa, sono scattati gli accertamenti che hanno permesso a distanza di poche ore di identificare l'egiziano, un trentenne che lavora come operaio ed ha regolare permesso di soggiorno. Determinanti sono risultate la lucida ricostruzione dei fatti resa dalla donna, pur comprensibilmente traumatizzata dall'accaduto, e l'analisi degli impianti di videosorveglianza presenti sul territorio. Importantissima anche la descrizione dell'abbigliamento indossato dal violentatore, che è stato riconosciuto dalla vittima. Un'indagine lampo, quindi, quella svolta dai carabinieri coordinati dal luogotenente Stefano De Luca, che ha permesso di dare un nome allo sconosciuto, che dovrà ora rispondere del reato di violenza sessuale, che prevede pene severissime che vanno dai 5 ai 10 anni di reclusione. Un uomo in ospedale e una rissa tutta da costruire. Torniamo in Veneto a Feltre. I carabinieri di Feltre sono al lavoro per ricostruire i dettagli della violenta rissa andata in scena nelle scorse ore ad Anzù durante l'allestimento della locale festa paesana. Secondo una primissima ricostruzione, una discussione in famiglia tra padre e figlio sarebbe sfociata nel ferimento di un giostraio della provincia di Treviso, 54 anni, che ora si trova ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Feltre. L'uomo è stato picchiato e accoltellato alle spalle nel corso di una furiosa discussione tra giostrai. Il 54enne sarebbe stato colpito con due coltellate alla schiena, colpi secchi che hanno lesionato gravemente i polmoni e che potrebbero avere delle forti ripercussioni per la salute del ferito. La rissa, infine, sarebbe nata durante la sistemazione del Luna Park della Sagra. Sono entrati da una finestra lasciata incautamente aperta, forzano la cassaforte e se ne vanno con denaro e gioielli. Tutto questo è accaduto a Valvasone Arzene, siamo in provincia di Pordenone. Forzano la cassaforte e rubano oro e contanti per 5.000 euro. I carabinieri della compagnia di Pordenone sono sulle tracce di una banda che ieri mattina, verso mezzogiorno, ha perpetrato un furto in un'abitazione nel comune di Arzene Valvasone. I ladri sono entrati da una finestra che era stata lasciata aperta. Hanno trovato subito la cassaforte a muro e l'hanno scassinata, portando via i preziosi contanti custoditi all'interno. In base a una prima stima dei proprietari dell'abitazione, l'ammontare della refurtiva si aggira sui 5.000 euro. I padroni di casa non erano presenti al momento del colpo. Verso le 14 era entrata a casa la figlia e ha scoperto il furto, mettendo subito in allerta i carabinieri. È stata notata dileguarsi in automobile di colore blu, probabilmente una Volvo. Subito sono scattate le ricerche in zona, ma dei ladri non è stata trovata al momento alcuna traccia. Proseguono così le indagini della compagnia di carabinieri di Pordenone per individuare i responsabili del furto. La polizia invece della questura di Pordenone ha effettuato un sopralluogo in Viale delle Libertà, dove all'interno di un appartamento, sempre a Pordenone, si era da poco consumato un furto. Ignoti, dopo aver forzato la porta d'ingresso, hanno portato via monili in oro e denaro per un valore di qualche centinaio di euro. I ladri invece, attraverso i furti, prendono di mira chi lavora. Vediamo come e perché nel servizio dalla nostra redazione del Veneto, Rosario Padovano. Furto nella notte alla ditta Rotal Car, azienda specializzata nel settore dei carrelli elevatori, con sede in via Antoniana a Campodarsego, in provincia di Padova. Ignoti hanno asportato un camion Iveco Magirus caricato sopra un muletto. Dell'accaduto sono stati informati i carabinieri, che hanno dato avvio alle indagini per individuare i responsabili. Analogo fatto è accaduto anche a Sastino di Livenza, in via Prabasso, dove un carpentiere è stato derubato del proprio furgone. Rischia di perdere il suo posto di lavoro. I danni ammontano oltre 30.000 euro tra valore del furgone e attrezzatura.
era agli arresti domiciliari nella sua abitazione, ma alla fine la gioia della libertà lo ha tradito e così un romeno è stato arrestato dalla polizia isontina. Omar Costantini. È stato bloccato ieri mattina nei pressi dell'ex valico autostradale di Sant'Andrea a bordo della propria auto con targa rumena. Si tratta di un rumeno 27enne arrestato dagli agenti della quarta zona di polizia di frontiera, settore di Gorizia, e ora chiuso nel carcere di via Barzellini a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il comunitario è stato rintracciato durante i consueti controlli di retrovalico. Dalle verifiche è emerso che l'uomo doveva scontare ancora 9 mesi e 27 giorni agli arresti domiciliari ad Alba Adriatica, come prescritto dal Tribunale di Sorveglianza di Pescara nel novembre del 2015. L'uomo aveva già scontato in carcere 6 anni e 2 mesi per reati di furto, rapina e ricettazione. Se ci fossero controlli adeguati anche in questo paese burletta, qual è l'Italia, ovviamente, si evincerebbe che molte delle persone che arrivano sono clandestine e non arrivano da zone di guerra. Tanto più sono persone che già hanno avuto il per il loro status di rifugiati politici, perché rientrano dall'Inghilterra piuttosto che dalla Germania, piuttosto che dall'Austria. Se ci fossero i controlli, l'Austria non avrebbe alzato le barricate al Brennero, e così pure la Slovenia, e così pure l'Ungheria, insomma un'Europa unita. Ma l'Italia, si sa, è il cuore, diciamo, debole di questa, o meglio, è l'intestino vacuo di questa Europa. E questi controlli anti-migranti creano non poche problematiche alle aziende che esportano i prodotti, e i numeri negativi sono alti. I commerci con il principale partner economico del nord Italia, la Germania, potrebbero essere seriamente danneggiati dalla chiusura delle frontiere anti-migranti annunciate da diversi paesi europei, a cominciare dall'Austria. A rilevarlo l'ultima indagine della CGA di Mestre, secondo cui il ripristino dei controlli, con il conseguente aumento dei tempi di consegna delle merci che viaggiano sia su ferro sia su gomma, potrebbe recare non poche conseguenze all'economia delle realtà nazionali più trainanti a livello economico. Secondo l'Istituto Mestrino, la consegna delle nostre merci potrebbe subire dei forti ritardi, con il pericolo che i committenti tedeschi applichino delle penali salatissime. Sebbene il saldo commerciale con Berlino sia negativo, meno 5,7 miliardi di euro, nel 2015 abbiamo esportato merci e servizi per oltre 51 miliardi di euro. I principali prodotti venduti nel mercato tedesco sono stati i macchinari, per un valore di 7,5 miliardi di euro, seguono gli autoveicoli, i prodotti, quelli chimici, gli alimentari, i prodotti in metallo e infine le apparecchiature elettriche. Parliamo dei clandestini in Friuli Venezia Giulia, e a tal proposito c'è stata una conferenza stampa quest'oggi congiunta con il sindacato di polizia, Lega Nord e Fratelli d'Italia. Per noi c'era Omar Costantini. Il problema dell'immigrazione è un problema ormai strutturale, non è più un'emergenza, un'emergenza transitoria, ma un'emergenza cronica, e i nostri rappresentanti istituzionali non hanno la capacità di affrontarlo. Noi chiediamo che i confini siano presidiati, che siano trovate soluzioni idonee affinché questi clandestini, perché questi sono, e ci sono soltanto numeri bassissimi di persone che hanno effettivamente diritto alla protezione internazionale umanitaria, siano respinti. Hotspot temporaneo Coccaglio. Perché? Creando un centro di identificazione in quel territorio, tutta l'attività sia amministrativa e penale seguente al loro rintraccio verrebbe fatta in quel centro, e quindi tutto il personale della polizia di frontiera continuerà a fare quello per cui il controllo di retrovalico. Temo molto presto interesserà anche la provincia di Pordenone, dove sta per essere allestita la caserma Monti in centro di accoglienza. Non sapremo quante persone ospiteremo, non sapremo chi vigilerà, perché la polizia non ha le persone per poterlo fare. A Pordenone abbiamo
abbiamo già avuto i casi di terroristi islamici che sono traslitati per il centro islamico appunto della nostra provincia. A Pordenone, a pochi chilometri, c'è la base NATO più importante del sud Europa e davvero noi lanciamo oggi questo allarme affinché nessuno possa dire domani che non era stato avvisato. Il problema della caserma Monti diventerà il problema che oggi riguarda la Cavalverani a Udine. A Portoguaro invece sono stati ripristinati i lampioni sulla pista ciclabile San Giovanni Paolo II. Negli ultimi 5 anni, pensate, sono stati 4 gli episodi in cui gli impianti di illuminazione, che poi vengono pagati da tutti i cittadini con le tasse, sono stati abbattuti a calci. La pista ciclabile, lo ricordiamo, collega Portoguaro a Concordia. Intanto la Polfer in Veneto ha deciso la tolleranza zero nei confronti di chi attraversa incautamente i binari. E qui abbiamo il servizio. A fronte di un'analisi degli ultimi dati statistici che hanno evidenziato un preoccupante incremento di comportamenti inappropriati e rischiosi in ambito ferroviario, il comparto Polizia Ferroviaria per il Veneto ha attuato, nell'ambito delle stazioni di competenza, una serie di specifici e scrupolosi servizi di controllo. L'attività ha impiegato 55 poliziotti che hanno presenziato in 19 stazioni, prestando attenzione al comportamento dei passeggeri in arrivo e in partenza. C'è il caso della modella che è morta attraversando i binari a Milano a preoccupare la polizia ferroviaria. Una sola sanzione è stata elevata nella stazione di Padova, dove un incauto viaggiatore ha attraversato i binari, pensate, anziché servirsi dell'apposito servizio di sottopassaggio. Giova ricordare che il compartimento Polfer del Veneto da qualche tempo si sta adoperando anche a veicolare un messaggio di sicurezza che si chiama Train to be Cool, che vede il personale ferroviario impegnato a incontrare i ragazzi di varie scuole secondarie di primo e secondo grado per sensibilizzarli sull'importanza di osservare basilari norme comportamentali, come per esempio il servizio degli opportuni sottopassaggi per recarsi da un binario all'altro, il non attraversare i passaggi a livello quando le sbarre sono abbassate e non tenere costantemente, questo è importante, sulle orecchie le cuffie per ascoltare la musica in quanto elemento di grossa distrazione. Intanto gli operai delle ditte specializzate stanno montando le nuove telecamere per la sicurezza a Brugnera, siamo in provincia di Pordenone, sono 5 e devono superare a breve il collaudo. Saranno capaci di leggere le targhe per verificare copertura assicurativa e revisione delle vetture in transito, utili anche per individuare le stesse auto rubate. Le frazioni di Brugnera, come San Cassiano, per esempio, sono comode via di fuga. Lo Stato tuteli le polizie locali alla pari delle altre forze dell'ordine. A sottolinearlo Nicola Salvato, presidente nazionale dell'ANVU, che è stato avvicinato dal collega Alessio Conforti. Nicola Salvato, presidente nazionale dell'ANVU. Parliamo oggi al convegno delle polizie locali della difficoltà di operare da parte di queste, diciamo così, importantissime forze dell'ordine in un contesto normativo dove purtroppo non sono paragonate alle altre forze dello Stato. Salvato, sembra un paradosso, ma è così. È così, è la triste e cruda realtà che noi quotidianamente viviamo sulle strade, in mezzo alla gente e per la gente. Il nostro spirito di servizio contraddistingue due impegni fondamentali: la vicinanza e la prossimità al cittadino, ma soprattutto dare risposte chiare e precise per assicurare quel sentimento di cosiddetta sicurezza condivisa e partecipata al cittadino destinatario del nostro servizio. Sulla scorta di questi principi noi coltiviamo il nostro spirito di servizio, la nostra fedeltà e la nostra lealtà alle istituzioni. La parte politica dello Stato purtroppo spesso ci abbandona, quindi vuole essere anche un appello per sedersi in fronte a un tavolo maturo e ponderato per cercare di dirimere la questione. Non è possibile oggi che un agente di polizia locale cada nell'adempimento del dovere e non abbia una formula risarcitoria che lo Stato può e deve attribuirgli. E che invece finora non ha fatto. Con l'avvento della legge Monti, quindi la legge di stabilità che ha
deturpato il ruolo della polizia locale, oggi questo non è più in essere per la polizia locale. Noi non chiediamo medaglie, onori o glorie, noi chiediamo solo una tutela al pari delle altre forze di polizia che come noi meritoriamente svolgono l'attività di prevenzione e repressione e controllo del territorio, e quindi io credo che una pari dignità sia e possa essere attribuita anche alla polizia locale. Facebook è una piattaforma pubblica. Se qualcuno pensa di postare su Facebook, magari su sei di Pordenone se o sei di Casarsa se o sei di Aviano che, se una informazione privata, beh, ha sbagliato luogo. Perché? Perché tutti la leggono e la leggono anche i giornalisti. Mi piacerebbe ringraziare di persona, sentite, la signora che passeggiando con il suo cane il lunedì 2 maggio nelle vicinanze del campo sportivo di San Giovanni di Casarsa ha sentito e aiutato mio figlio che era stato dimenticato e chiuso dentro a un magazzino dall'associazione sportiva. Ringrazio sin d'ora chiunque riesca a darmi informazioni. Ovviamente ci siamo messi in caccia per saperne di più e abbiamo anche raggiunto l'abitazione della persona interessata, che non ha voluto rilasciare, ha detto ma no, ma questo è privato. Quando mettete queste post sulla piattaforma Facebook, prima di farlo informatevi, perché la piattaforma Facebook è più pubblica che c'è. È ovvio che si è trincerato, adesso vediamo. Allora ci siamo letteralmente buttati sul presidente dell'Atletica, della Casarsa, della Libertas Casarsa. E chi ci ha spiegato cos'è accaduto? Lunedì 2 maggio, verso le 19.30, un allenatore incaricava un 14enne di riportare gli attrezzi da allenamento all'interno della struttura che li tiene, una specie di containers. Il giovane è arrivato, è entrato e a quel punto tutti hanno pensato, dopo 8-12 minuti, che avesse... tutti hanno pensato, una volta che non l'avevano più visto, che fosse entrato, depositato l'asta o quello che c'era e se ne fosse andato. Quindi cosa hanno fatto? Sono arrivati, hanno chiuso il containers e se ne sono andati. Dopo 8-12 minuti il giovine ha incominciato, giustamente dico, ad alzare la voce e a gridare per farsi aprire. Per fortuna in quel momento stava transitando una persona con il suo quattro zampe, la quale ha allertato il presidente della Libertas Casarsa, il quale è arrivato, ha aperto con le chiavi. Anche lui ha pensato cosa sta accadendo e ha trovato il 14enne che si era perso all'interno. Bene, allora andiamo ora a parlare con Giovanni Del Ben, il nostro medico forense. Di cosa ci parla oggi Giovanni? Ah, sempre di responsabilità professionali. Allora, i giornali riportano spesso di richieste di risarcimento di danni conseguenti ad attività sanitaria prevalentemente legate ad attività chirurgica. Si sa che i ferri chirurgici provocano lesioni e siccome servono per asportare organi o parte di essi malati, il positivo, cioè l'utile, supera il negativo e sono giustificabili. Di questo e di come si sarà dopo l'intervento chirurgico, bisogna che il paziente sia informato e che dica di sì, anzi, che sia stato bene e completamente informato, eventualmente anche su possibili complicanze, che abbia avuto tempo di riflettere e quindi di esprimere il suo consenso. Sarà compito del medico avere attenzione relativamente a che il paziente abbia modo di comprendere e che il suo consenso sia veramente libero e convinto. Mi avete sentito che sto insistendo su questo, perché l'unico modo per evitare la delusione al paziente, primo motore che mette in moto la richiesta di risarcimento, e per evitare rogne, passatemi il termine, all'organizzazione sanitaria e ai medici, è questa corretta informazione. Troppe volte ho sentito pazienti che riferivano di aver avuto un'informazione affrettata o troppo ottimistica, o che è stato loro detto di firmare una serie di fogli scritti magari in medichese che si capisce poco. Magari qualcuno mi ha detto, se avessi saputo che finiva così, ti avrei detto di no. Il giudice, in caso di contenzioso, di fronte a un caso in cui il paziente lamenta un'insufficiente informazione e quindi non validità del consenso prestato, anche se magari risulta scritto, è propenso a considerare la persona che si ritiene lesa come un cittadino, con tutti i suoi diritti.
Il medico invece lo vede e lo vedeva come un paziente con la sua malattia. Due punti di vista differenti, ma alla fine prevale quello del giudice, almeno in tutti i casi in cui qualcosa, dopo o durante l'intervento, è andato storto. Il medico forense ha quindi un compito preciso: far comprendere al medico quello che sarà il ragionamento del giudice e chiarire al giudice quello che è stato il ragionamento del medico. Grazie a Giovanni Del Ben, medico forense. Allora, attimi di apprensione oggi pomeriggio per un incendio che ha interessato il quadro elettrico di un ripetitore della Telecom. L'episodio si è verificato a Puglia di Prata di Pordenone, sul posto dei vigili del fuoco. Parliamo del caso Regeni. L'Egitto mette il bavaglio alla stampa locale. Il servizio di Omar Costantini. Riprende il dialogo tra Roma e il Cairo sulle indagini per scoprire gli assassini di Giulio Regeni. L'Egitto infatti ha inviato alcuni degli atti richiesti dalla Procura della Repubblica. Si tratta dei tabulati di alcuni dei 13 cittadini egiziani ritenuti di interesse per gli inquirenti romani. Il materiale costituisce una piccola parte di quanto richiesto dall'Italia nella seconda rogatoria internazionale che riguardava, oltre ai tabulati, i verbali delle testimonianze e la consegna dei dati di alcune celle telefoniche. A procedere all'invio degli atti è stato Procuratore generale della Repubblica Araba d'Egitto, Ahmed Nabil Sadek. Su sua iniziativa, nei prossimi giorni al Cairo è previsto un nuovo vertice tra investigatori romani ed egiziani. La partenza della delegazione italiana è prevista per il fine settimana. Scatta ora il tempo, siamo in par condicio, quindi non esiste deroga, io interrompo anche se si sta parlando. Vitto Clout è il presidente del Codacons in Friuli Venezia Giulia. Salve a tutti. Quale argomento ha portato di interesse, insomma, per i nostri telespettatori? Dunque, io devo ripetermi, direttore, per un fatto antipatico che è successo in ospedale e che voglio chiarirlo una volta per tutte. Perché il totem, bravo, il totem, quando si toglie il sangue si entra naturalmente in quel reparto di ematologia e ad un certo punto aprono il reparto, ma il totem non lo aprono. Cosa succede? Che alle 7:10 le 20, 30, 40 persone che si trovano lì fanno una ressa incredibile nei confronti del totem per prendere il biglietto e quindi conseguentemente vengono fuori parole, parolacce o qualcosa anche di peggio. Io ho fatto un esposto su questo, ma non c'è niente da fare. Il totem rimane acceso alle 7:10, 7:12 o 7:15 al massimo e le persone che vengono prima continueranno, diciamo, ad avere a far baruffe, eccetera eccetera. Quindi è una cosa inaccettabile. Io cercherò di dirlo in tutte le maniere o di fare anche una manifestazione davanti all'ospedale, perché il Codacons deve pensare anche a queste cose, che le persone non possono fare una rissa continua per una cosa del genere quando basterebbe un po' di buon senso, dico io, capito, nei confronti dell'ospedale. L'ospedale potrebbe accendere il totem alle 6:20, 6:25 eccetera. Addirittura, parlando con le persone, mi hanno detto che allora a un certo punto cercheremo di aprire alle 7:15 addirittura la stanza. No, dico, perché le persone che vengono da Clout e si trovano lì al freddo, diciamo, e entrano magari prima la mattina, hanno diritto di entrare, ma anche il totem, che così ci si comporta realmente bene e quindi conseguentemente non ci sono problemi di nessun tipo. Quindi fate anche voi pressione su questo particolare, perché l'ospedale, a nostro parere, deve ottemperare anche gli interessi dei cittadini. Non possiamo continuare a farci sempre bastonare, grazie, diciamo. Vitto Clout, grazie a Vitto Clout, non presidente rosto, del Codacons, grazie. Direttore. Allora, tra l'altro una notizia è arrivata ora: Cruz si è ritirato dalle primarie negli Stati Uniti, Trump ha vinto ancora e quindi a questo punto, se non ci sono sorprese, dovrebbe essere lui il candidato dei repubblicani. Se non ci sono sorprese, perché in America non è che le primarie alla fine decidano tutto, è sempre il partito alla fine che decide. Lui può avere tutte, diciamo, gli applausi che ha trovato, ma alla fine è il partito repubblicano. Allora, fondi per oltre 3 milioni dal comune al consorzio turistico Bliss. La Guardia di Finanza stamane a Cortina d'Ampezzo, 11 gli indagati, tra cui il sindaco, punto. Il servizio di Alessio Conforti.
La Guardia di Finanza di Belluno, su disposizione della Procura, ha effettuato stamane un duplice blitz a Cortina d'Ampezzo, all'interno del comune, degli uffici del consorzio Cortina Turismo. Al centro dell'inchiesta, un'erogazione fatta dall'amministrazione comunale della Perla delle Dolomiti al consorzio di 3 milioni di euro, un importo che sarebbe superiore a quello previsto dall'Unione Europea per gli aiuti pubblici, il cui tetto è di 200.000 euro in un triennio. Secondo quanto si è appreso, sono indagati per abuso d'ufficio il sindaco di Cortina Andrea Franceschi, il vice sindaco Enrico Pampanin, gli assessori Stefano Verocai e Giovanna Martinolli, il consigliere comunale Stefano D'Andrea e gli altri quattro ex consiglieri e l'ex segretario comunale Agostino Battaglia. Indagato inoltre il presidente del consorzio Cortina Turismo Stefano Illing per falso ideologico e indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. In occasione del quarantennale del terremoto, il Consiglio regionale venerdì 6 maggio alle 16 è convocato in seduta straordinaria a Udine nell'auditorium del Palazzo della Regione alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il Presidente della Repubblica arriverà in Friuli Venezia Giulia in mattinata e sarà accolto dalle comunità di Gemona e Venzone. Nel pomeriggio alle 16, prima dell'inizio della seduta straordinaria, presenzierà l'intitolazione dell'auditorium ad Antonio Comelli, il presidente della ricostruzione. Noi stiamo proponendo alcuni servizi, insomma, no? Andate in onda anche sulle TV nazionali. Questa sera, tra la prima e la seconda edizione, con Civico 37, andremo a proporvi dei documentari storici. A Occidente, lunedì, abbiamo fatto anche qui un documento. Dopodomani, venerdì, ci sarà un altro momento importante storico con le interviste che furono rilasciate dall'allora Presidente del Consiglio Giulio Andreotti, da Adriano Biasutti, da persone che parteciparono, no, in primis alla ricostruzione. La televisione c'era, arrivò tardi, non c'erano i social a quel tempo. Oggi la scossa, dopo un minuto, sai dove è avvenuta, qual è l'epicentro, quanti gradi di magnitudo ha avuto, ma a quei tempi tutto questo non c'era. E la RAI arrivò con Gianni Minà il giorno dopo. E questo è il servizio che realizzò. Stiamo arrivando nella zona più duramente colpita. Case dirocate, morte, gente che non riesce nemmeno più a piangere. Sono i paesi di Buia, Maiano, la cittadina di Gemona. Altri non siamo ancora riusciti a vedere. Ci hanno detto che anche dei fiumi, dei piccoli corsi d'acqua hanno straripato per la caduta di macerie, di massi. Però ho visto una donna che sta morta, è sotto nella galleria. No. Vabbè. Basta. Adesso se ne c'è il trocchetto, aspetta, aspetta. Stanno portando via un bambino di 4 anni, l'hanno trovato sotto le macerie. Siamo sempre a Buia. Qui abbiamo una signora che era in questa casa, signora. Lei era lì, signora. Beh, ringraziamo di Dio per lei. Sì, io sono salva, sono scappata fra una scossa e l'altra. Mi ha buttata giù qui, guardi, davanti al portone. Non sono rimasta in piedi perché era talmente, tremava talmente la terra che era impossibile restare in piedi. Lei era sola in casa, signora? Io sì, ero sola, ma sotto era una famiglia con due bambini, la mamma e i due bambini, perché il papà era a lavorare. E il bambino era stato a letto 4 anni, è quello che hanno portato via adesso.
casa sola, si viene una roba qui di casa sola. La vedo molto dura, molto... Guardi. Lei abitava lì? No, io abito qui, comunque è inabitabile anche questa. La vedo che non piange, cioè una che sa stare con i piedi per terra, sai? Cosa serve piangere? Qua bisogna ricostruire, non piangere. Sento che ha avuto degli amici, dei parenti nuovi. Ho avuto degli amici, ci stiamo organizzando per riunirci in un posto solo onde facilitare l'arrivo dei viveri, dell'acqua e della luce. E facciamo il possibile, specialmente noi giovani, qua ci stiamo dando da fare. Lei è stata molto convincente con noi, forse più di qualunque autorità. Cos'è il dolore che la porta a essere? Non so, guardi, questo era il mio mondo, il mio Friuli. Io vivevo qui, adesso... Guardi cos'è. Questo grazie anche alla Cineteca del Friuli. Questo è il mio Friuli. A cosa serve piangere? Ma sono parole che ho ascoltato anch'io. Non le ho ascoltate, per esempio, in campagna dopo il 23 novembre del 1980. Ho visto lacrime e contro lacrime, però tutti là fermi che aspettavano che arrivasse la mano dal cielo. Non le ho viste neanche, diciamo, non ho, ho visto lacrime in campagna, ho visto lacrime in Emilia Romagna, ho visto lacrime in, solo in Friuli. E siamo strani, lo abbiamo nel DNA, molto strani. Abbiamo con noi il governatore Alvaro Cardin. Allora era sindaco lei, no mi pare? No. Assessore. Assessore delegato ai problemi del terremoto. Ai problemi del terremoto. Cosa ricorda di quel 6 maggio? Oddio. Abbiamo 2 minuti, governatore. Sì, diciamo che in 2 minuti è difficile evidentemente esprimere una complicità come quella. Se riesce a passare il 6 maggio. Vedo se riesco volentieri. Comunque al di là di questo... Io penso che vada posto un accento. La dedizione che hanno sempre avuto i friulani nei confronti della casa, della propria abitazione, ecco, credo che sia manifestata anche in questa circostanza. Diciamolo pure con molta franchezza che il Friuli, l'amore diciamolo, per la ricostruzione partiva proprio dalle radici, proprio dalla volontà forte e convinta di riuscire a recuperare quello che naturalmente era stato perso in pochi secondi. Ecco, io penso quindi che si possa dire con orgoglio che alla circostanza tutti quanti furono veramente solidali e tutti quanti, sia dal punto di vista politico locale che nazionale e quant'altro, ecco, hanno espresso il meglio, direi, diciamo di un periodo particolarmente critico. Che quella, in quelle occasioni non c'erano divisioni, c'era un muro unito dal Partito Comunista difatti, al Movimento Sociale, insomma. Stavo appunto sottolineando questo passaggio, che è un passaggio, secondo me, altamente qualificante e altamente dimostrativo di quella che è stata la capacità dei friulani e direi anche del Friuli Venezia Giulia, perché tutti i parlamentari indistintamente della regione all'epoca si erano, diciamo così, manifestati all'unisono verso l'impegno che bisognava naturalmente portare avanti per la ricostruzione. Quindi sotto questo profilo io penso che si possa dire, e lo diremo magari nella circostanza di venerdì o in altre circostanze, che il Friuli ha dimostrato in questa circostanza un orgoglio, una forza e una volontà veramente straordinarie. L'ha dimostrata anche in altre circostanze, però sicuramente questa è stata epica, è stata veramente eccezionale. E Pordenone, anche da questo punto di vista, ha svolto il suo ruolo e la sua parte. Grazie. Anche se fortunatamente non ha avuto i drammi, certo, che ci sono stati in questa zona della città. Grazie, governatore Alvaro Cardin. Tra le altre cose, un po' come sta accadendo, allora era giovedì 6 maggio, nel 2016 cadrà di venerdì, però si va alle elezioni a giugno e a giugno si votava, però per le nazionali allora. C'erano molti ricordi, tra l'altro anche in Piazza Repubblica a Monfalcone ci sarà una breve cerimonia, ritrovo alle 20.40, alle 21.00, 12 ore della prima scossa, saranno suonate le sirene dei mezzi della protezione civile, perché ci furono 2 scosse, quella su Sultori e poi quell'altra. Però vi ricordate a quei tempi, c'era il Messaggero Veneto e c'era il direttore Vittorino Meloni, grande direttore, ogni giorno ci davano le... diciamo scosse registrate, no? Compravi il giornale e andavi subito a vedere
e quel riquadro di color rosso con le scosse. Però ci fu una persona, e io l'ho ricordata qualche tempo fa, e mi è arrivato qualche scritto dicendo ma io non me lo ricordo, ma io sì, è un hard disk, io ho un hard disk, cosa volete che ci faccia? Sono nato così, purtroppo, male, e ho un hard disk. A quel tempo c'era un certo Raffaele Bendandi, ve lo ricordate? Raffaele Bendandi. Era di Faenza, era al di fuori della cerca, diciamo, scientifica, ma prevedeva i terremoti. E aveva previsto anche quello del 6 maggio 1976 in Friuli, ma ovviamente non fu creduto. E qui abbiamo appunto la ricostruzione. La sua teoria nasceva dall'osservazione delle maree e prevedeva che i terremoti potessero essere previsti in base al fatto che la Luna e gli altri pianeti, compresi il Sole, sono la causa dei movimenti della crosta terrestre che si rigonfia, si deforma e, diciamo, in un certo senso la fa pulsare con tempi e ritmi dipendenti dalla posizione dei corpi celesti. In base alla sua teoria, ha previsto il terremoto del Friuli del 1976. Inutilmente cercò di avvisare le autorità competenti, le quali lo trattarono come un ciarlatano, insomma, Bedanti era al di fuori della comunità scientifica e le sue teorie non venivano riconosciute naturalmente. Allora, io invece mi ricordo di una persona che a Pordenone è stata, diciamo così, al centro di altri terremoti, perché quando c'era una scossa di terremoto nel mondo, io e tanti colleghi ci portavamo a telefonare a Domenico Targhetta. Da dilettante mise in piedi una vera e propria stazione sismologica riconosciuta nel mondo e noi abbiamo delle immagini in repertorio. La sera della scossa il papà, mi scrive Laura, si trovava sino alle ore 20 a Maiano, perché io ho chiesto, mi ricordo, Ponte Ledra. A casa di amici, all'epoca svolgeva il lavoro di agente di commercio, nell'occasione del mio compleanno, quasi fosse una premonizione, corse a casa e questo gli salvò la vita. Domenico mi racconta questa storia, anche al sottoscritto raccontò. Rimase molto scosso, tra l'altro per la morte della figlia di questi amici, che aveva compiuto 18 anni pochi giorni prima. Poche ore dopo, alle prime luci del mattino successivo, partì nuovamente per Maiano per dare i primi soccorsi, percependo immediatamente il dramma di questa nostra terra. Era la fine di tutto, desolazione, dolore e quant'altro, ma fu l'inizio di un'avventura che tuttora lo accompagna. Dal 6 maggio 76, questo lo dico io, Domenico Targhetta, da dilettante, si mise a studiare il terremoto e con caparbietà riuscì a costruire da autodidatta l'unica stazione sismologica, la state vedendo, Pordenone 1, PN1 della provincia, stazione sismologica riconosciuta nel mondo. Ricordo appunto le telefonate che io facevo a Domenico, questo è il suo studiolo appunto in cantina, e le telefonate che arrivavano anche da Roma per avere da lui informazioni. 40 anni di studio, dedizione e volontà, e questo va a merito di Domenico Targhetta, un pordenonese, un grande amico del sottoscritto. Era giusto ricordarlo, no, Luca Ciriani? Consigliere regionale di Forze di Fratelli d'Italia e Aina in Friuli Venezia Giulia, te lo ricordi Domenico? Sì, conosco anche la figlia. Che poi tra l'altro fece sì che tutta questa stazione venisse devoluta ad una scuola e non andasse persa. Certo. Cosa ti ricordi di quei momenti e secondo te da quel momento la stessa nostra regione è riuscita a risollevarsi? Io lo ricordo purtroppo molto bene perché ero un bambino, ma non così piccolo da dimenticare. Ricordo la scossa, ricordo la paura, il terrore, tutta la mia famiglia, tutti i vicini di casa. E poi le scosse successive, perché ce ne furono di terribili anche nel mese di settembre. E quindi la paura di dormire la notte, dormire con le finestre aperte, spalancate, la radiolina che sintonizzata dava le prime notizie sui morti, un morto, cinque morti, poi LT1, poi esatto, poi tragicamente i morti aumentavano. Il Friuli Venezia Giulia ha dato una dimostrazione di capacità di riprendersi, di rinascere come prima e meglio di prima, ha dato una dimostrazione a tutta Italia di come si possa rinascere da una tragedia che sembrava invincibile. Prima le fabbriche, poi le case, infine le chiese. Questo è stato il motto che ha unito tutte le forze politiche. Quindi è giusto ricordare, come hai detto tu, direttore, prima parlando con l'ex sindaco Cardin,
che tutte le forze politiche scoprirono in Friuli Venezia Giulia la capacità di unirsi al di là delle differenze, che a quel tempo erano differenze molto molto forti, perché il Movimento Sociale e il Partito Comunista rappresentavano due ideologie che si contrastavano ogni giorno in Parlamento e nelle piazze, e la capacità nel nome del Friuli di stare insieme. Tutte le leggi e tutti i provvedimenti finanziari furono approvati all'unanimità e tutti i sindaci e tutti i consigli comunali lavorarono insieme, salvo poi tornare a dividersi, ma a lavoro fatto, a missione compiuta. Tanto c'erano anche le elezioni, le politiche. C'erano le elezioni politiche, però si seppe superare quel momento terribile. Una dimostrazione di serietà che un popolo, quello friulano, ha dato a tutta l'Italia, che speriamo possa servire anche in futuro, perché, come hai detto tu, non tutta l'Italia, non ogni parte d'Italia del terremoto si è rinata meglio di prima. Sono state occasioni di scandali gravissimi che hanno infangato anche la memoria dei morti. Cecidiani, grazie, consigliere regionale di Fratelli d'Italia in Friuli Venezia Giulia. Il presidente della Baviera, vi ricordo, questa sera è Civico 37 tra la prima e la seconda edizione del telegiornale. Il presidente della Baviera Horst Seehofer e la presidente Friuli Venezia Giulia Deborah Seracchiani hanno avuto oggi nel Palazzo della Regione a Trieste un colloquio con Giovanni Liverani, amministratore delegato di Generali Germania. Le dichiarazioni. Solo due parole per ringraziare il ministro presidente Seehofer per la sua presenza oggi qui per la firma di questo importante protocollo d'intesa che ha ad oggetto il tema dell'economia, in particolare l'attenzione sull'innovazione e i cluster anche in vista della programmazione europea, l'agricoltura, la portualità, la logistica e naturalmente anche il sistema della cultura, della formazione e dell'istruzione. Meine Damen und Herren, ein sehr schöner Moment für unsere beiden Regionen. Naturalmente ringrazio per la presenza quest'oggi qui. Le nostre due regioni sono due regioni che sono fortemente legati da rapporti importanti. Abbiamo iniziato la nostra collaborazione esattamente un anno fa. La Baviera e il Friuli Venezia Giulia hanno questa lunga tradizione di collaborazione e questo evento ci permette di approfondire le nostre collaborazioni nella formazione, nella tecnica, nell'economia, anche nella tutela dei nostri paesaggi, che sono chiaramente bellissimi, e sicuramente nei prossimi anni potremo trarre vantaggio comune, congiunto, da tutto quanto nasce proprio in questa occasione. Ed è un interesse importante per noi anche soprattutto poter appoggiarci al porto di Trieste. Si tratta sicuramente di un appoggio che intendiamo ampliare nei prossimi periodi, nei prossimi mesi. Andiamo a Sacile. Inaugurazione della struttura intermedia polifunzionale, il sindaco inaugura e il vice sindaco protesta. Cos'è successo, sindaco? Beh, una visione diversa rispetto ad un passaggio della riforma. Ecco, su una cosa siamo accomunati, ecco, nella contestazione, nel suo complesso della riforma. Però se una pagina positiva, almeno a mio giudizio, è stata scritta, questa è stata scritta solo a Sacile, quindi io non mi sono assolutamente sentito di non partecipare e quindi di condividere un processo, tra l'altro che Sacile prosegue da almeno una ventina di anni, anzi da oltre vent'anni, perché la legge 13 è del 1993 dal 1995, quindi oltre vent'anni. Vent'anni all'interno dei quali, caro direttore, è cambiato tutto, ma lo sanno tutti. Io porto spesso ad esempio un dato: io ho operato nel 1980, sono stato operato di un'ernia inguinale, ho fatto 15 giorni di ospedale e ancora dopo il 15° giorno mi hanno chiesto di firmare perché mi avrebbero trattenuto ancora un po'. Ho fatto due anni fa l'altra ernia inguinale, sono entrato la mattina alle 8, alle 5 del pomeriggio era a casa. Quindi è evidente che di fronte agli interventi, alla struttura della medicina che cambia, anche le strutture devono adeguarsi. E noi a Sacile, a 13 km di pianura di distanza dal capoluogo della pianura, nel corso di questi anni abbiamo corso un rischio molto più serio, che era quello di avere la chiusura della struttura, come è successo in altre occasioni, ad esempio ad Aviano, per rimanere vicini. Allora questo concetto di trasformazione della struttura, che peraltro non aveva più, perché l'ospedale di Sacile, in quanto tale, in quanto ente autonomo, è venuto a cessare proprio con la legge 13 ed è diventato integrazione dell'ospedale di Pordenone, quindi questo, che poi diventò gli ospedali riuniti della provincia di Pordenone. Quindi in questo contesto noi riteniamo che la pagina sia stata positiva, ma adesso è chiaro che alle parole devono seguire i fatti.
Sindaco, grazie Sindaco, di Sacile Roberto Ceraulo. Io in questo periodo sto ritornando bambino, veramente sto ritornando bambino, perché quando c'erano le elezioni, anche le più piccole, finalmente le strade venivano asfaltate. E qui a Pordenone ci sono le elezioni, e allora giù di asfalto, a lei! Dalla mattinata di domani e fino al pomeriggio di venerdì verrà eseguita la sfresatura e l'asfaltatura della porzione di strada di fronte all'ufficio regionale in via Oberdan e del tratto in via De Paoli, compreso tra l'intersezione tra via Oberdan con via Damiani. Da lunedì 9 maggio per circa 3 giorni lo stesso tipo di intervento verrà eseguita in viale Grigoletti. Insomma, sfolgoria, io spero che anche via Montreale, quella che è più seria, venga in qualche modo asfaltata. Ci sono buche da Afghanistan più che da città di Pordenone. 2 minuti, tutti gli ospiti dalla domanda, siamo in par condicio, andiamo a Udine. Allora, Pier Mauro Zanina, che voi asfalterete e fresate luti? E questo è, diciamo, l'obiettivo, la nostra intenzione, anche perché questa legge è una legge che va contro gli interessi dei cittadini. Abbiamo fatto delle verifiche e nei comuni fino ai 5.000 abitanti il costo del comune pro capite cittadino è intorno agli 800 euro all'anno. Pensate che invece i comuni più grandi arrivano a 1.700-1.800 euro all'anno, quindi per dire che grande non è sempre bello. E quindi con questa impostazione cercheremo in qualche modo di difendere l'autonomia e quel valore aggiunto dell'autonomia che è anche il tempo del terremoto si è fatto valere e ha fatto grande il Friuli. Ecco, ho visto che molto spesso i suoi colleghi che affiancano la vostra idea del no-uti portano avanti questo principio dell'orcolato, no? Eh sì, appunto per quello, cioè lì c'è stata la massima espressione della delega, cioè lo Stato ha delegato alla Regione che poi fece lavorare gli amministratori, i sindaci come delegati alla ricostruzione, mi sembra che il risultato sta sotto gli occhi di tutti. Adesso la Presidente Serracchiani vuol fare il processo inverso, invece togliere potere ai sindaci, aggregarli per farne appunto 18 macrocomuni, quindi 18 solo per sindaci che governano macrocomuni, come abbiamo detto con costi superiori e anche con, voglio dire, una mancanza di rapporto e relazione col territorio e con le comunità. E con i soldi che ha a disposizione riesce lo stesso a operare nel suo comune? Beh, noi siamo riusciti perché abbiamo tagliato la spesa del personale, quindi anche se hanno cercato con ricatto di piegarci la testa, noi l'abbiamo tenuta alta perché siamo riusciti a governare bene in questi 6 anni e a avere quelle risorse che ci fanno fare maramao ai tagli della Regione. Bene, grazie a Pier Mauro Zanin per il suo intervento. Siamo come Gennaro Olivieri e Guido Pancaldi, ma questa è la par condicio. La linea torna a Pordenone al direttore. In 3 secondi, Alberto, una donna trovata morta in casa in via Nievo, poi andiamo a Udine. Prego. Direttore, ci è arrivata proprio adesso questa notizia, ci arriva dalla Polizia Municipale. La deceduta aveva 86 anni, Margherita Ambrico, risiedeva da sola, quindi in via Nievo, siamo a Pordenone. La morte risale tra le 20 e le 24 di ieri. La Polizia Municipale è stata avvisata da alcuni vicini che non la vedevano da qualche giorno, ovviamente hanno forzato la porta tramite anche l'intervento dei vigili del fuoco e hanno trovato la donna riversa nella camera da letto. L'intervento è stato effettuato alle 17 circa di oggi, direttore. Andiamo a Udine, grazie, andiamo a Udine. Udine che sta attendendo, questo è il Veneto, vedo Udine, ho detto. Mi date Udine? Prego. Abbiamo già fatto? Allora Veneto, via. Grazie direttore, abbiamo invitato Massimo Zanon. C'è un piccolo problema legato al fatto che si è mosso un attimo, riesce a tenerlo? Intanto faccio la domanda. Massimo Zanon, parliamo del 70° della Confcommercio, poi le chiedo qualcosa anche sul PIL italiano per capire se i commercianti sono soddisfatti o meno. C'è stato questo incontro con Mattarella a Venezia, un suo bilancio? No, è stata una giornata di festa per l'intera Confcommercio nazionale. Non abbiamo fatto un'operazione legata al nostro territorio, chiaramente eravamo maggiormente presenti come veneti e friulani e questo dà un po' di sollievo, visto che la presenza del Presidente, che è un uomo di garanzia, ci fa pensare che ci sarà un futuro ancora per le imprese, perché lei mi chiede dei numeri e i numeri che dobbiamo ancora leggere sono minimi e sicuramente meno felici rispetto alle previsioni del 2020. Ma come? La BCE ha confermato che il trend dell'Italia, del PIL italiano, supererà l'1%, anche se c'è una stima su un decimale per difetto, in pratica da uno 0,1 in meno.
ma se lei guarda le previsioni del 2014-2015, nel 2016 dovevamo avere un PIL di 1,3, 1,4, 1,5. Comunque è evidente che ci sono delle difficoltà ancora in essere e noi cerchiamo di superarle tentando in tutte le maniere di far sì che le imprese abbiano un futuro e non certamente essere costretti a chiudere, perché ancora oggi si chiude di più di quelli che si apre. È vero che nonostante la nuova viabilità in centro a Portogruaro qualche negozio ha chiuso? Ma come abbiamo sempre detto, la scelta strategica della viabilità poteva accontentare determinate cose ma non altrettante possibilità reali. Oggi non c'è un centro storico aperto o chiuso in tutta Italia dove ogni vetrina è occupata, ce ne sono di vuote, ce ne sono di aperte. È una situazione difficile perché la domanda supera di gran lunga l'offerta supera di gran lunga la domanda. Poi a Portogruaro i problemi del traffico in ogni caso sono sempre problemi che creeranno dei tifosi che vedono le cose straordinarie da una parte e negative dall'altra. Grazie Massimo Zanone, si chiama la linea alla redazione centrale. Guiderà per altri 5 anni, fino al 2021, il mandamento dell'Ascom Confcommercio di San Vito a Tagliamento, con voto unanime Fabio Pillon, è stato eletto presidente per il secondo mandato. Due minuti, grazie. Sì, direttore, grazie. Parliamo di legge numero 3 del 2012, denominata legge sul sovraindebitamento, più conosciuta come legge contro i suicidi. Io ringrazio per il suo intervento Michela Atrigiani, dottoressa commercialista. Innanzitutto, cos'è il sovraindebitamento? Il sovraindebitamento è una situazione in cui una persona o una famiglia hanno un ammontare di debiti decisamente superiore alla propria capacità di pagamento. Cioè si tratta di uno squilibrio fra la propria disponibilità e il programma di pagamenti. Uno squilibrio che diventa patologico e alla lunga irreversibile. Questa situazione che si protrae nel tempo ovviamente ha dei riflessi sia a livello economico che sociale che psicologico. Ecco, dottoressa, parliamo invece dei soggetti a cui è rivolta. Sì, i soggetti sono appunto le persone o le famiglie che si trovano in questo stato di forte squilibrio, quindi di, diciamo così, impropriamente di insolvenza. Praticamente questa difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni in via definitiva. La legge numero 3 del 2012 è stata improntata per, diciamo, dare un aiuto alle persone che si trovano in questa situazione e si tratta di un aggiustamento della situazione debitoria. I debiti non vengono cancellati o perlomeno vengono qualche volta ridotti e contemporaneamente si fa una lunga rateazione sul debito residuo, dando la possibilità a queste persone di praticamente vivere una vita dignitosa, salvaguardando i diritti della famiglia, dei bambini ed evitando quelli che sono i riflessi di natura economica, psicologica e sociale. Un flash velocissimo, come si può ricorrere a questa? Grazie, grazie. Come vede, i due minuti sono terminati. Va bene, direttore. Purtroppo dobbiamo essere inflessibili perché il tempo è tiranno e noi abbiamo proprio la par condicio che ci scade. Grazie allora al nostro ospite. Torna l'anticiclone, clima più caldo, ma occhio alle allergie. Allora, Livio Stefanuto, tecnico dell'Osmer, prego. Buonasera a tutti. Dunque siamo in primavera, quindi la fa da padrona l'instabilità pomeridiana, come abbiamo visto anche oggi. Domani abbiamo una massa d'aria umida, un debole fronte che arriva da est, dalla Slovenia, e che in mattinata porterà, direi, cielo abbastanza nuvoloso, se non anche a tratti coperto, su buona parte della regione, ma soprattutto sulle zone orientali, dove avremo anche qualche debole pioggia sparsa, quindi qualche debole precipitazione con qualche debole nevicata sopra i 1200 metri circa. Poi nel corso della mattinata questa massa d'aria umida si porterà verso il Veneto e di conseguenza il tempo dovrebbe migliorare, ma con l'uscita del sole e quindi con il riscaldamento e quindi con l'aumento delle temperature potrebbe esserci anche un po' di instabilità nel pomeriggio, direi forse più probabilmente sulla zona montana, quindi ancora qualche locale rovescio. Sulla costa a tratti soffierà bora alternata a venti di brezza, delle temperature abbiamo detto, quindi sempre con massime attorno ai 22-23 gradi in pianura. È tutto, buona serata. Grazie, grazie. Incidente dove velocemente?
Sì, direttore, il nostro collega Costantini ci informa che c'è stato un incidente alle 17.30 a Udine in via Monte San Michele, auto capovolta, ferita una donna di 79 anni che era alla guida. Ovviamente aggiornamenti dal suo notiziario dopo. Allora, la nostra rete televisiva, come sapete, mette a disposizione di tutti i candidati in queste amministrative spazi autogestiti a pagamento. Vedete i nostri indirizzi telematici, i nostri numeri di telefono, la nostra sede è in Viale Venezia 37, dove è depositato il codice di autoregolamentazione e le tariffe per poter proporsi. I due minuti con Simone Polesello, grazie. Sì, ben ritrovato Polesello, come abbiamo già parlato col suo collega di lista Grizzo, la lista della Lega Nord si è presentata. Allora, una curiosità, chi sono i componenti di questa lista e anche poi soprattutto gli obiettivi? Ma i componenti della lista sono stati 40 nomi, sono 15 donne e 25 uomini, la metà sono under 40 e l'altra metà, quindi 20, sono dei militanti storici del nostro partito che sicuramente insieme a quelle che sono le nuove giovani leve daranno un grosso contributo anche e soprattutto a quei 7 giovani rappresentanti del movimento Giovani Padani per provare a riconquistare il comune di Pordenone alle prossime elezioni amministrative. Prego, prego. Sì, uno dei punti sui quali noi ci teniamo a portare avanti le nostre idee sono l'incremento di quelle che sono chiamate le case sociali o le social house, aiutando così concretamente i cittadini pordenonesi a risolvere il problema abitativo, soprattutto in questo periodo di crisi. E questi appartamenti che vengono ristrutturati con un canone agevolato e a bassi costi di gestione rappresentano una soluzione per le giovani coppie, per i genitori separati e per tutte quelle che sono le persone in difficoltà, e perché purtroppo da sole oggi non riescono a sostenere le normali spese per la manutenzione di un'abitazione. Polesello, abbiamo 30 secondi, una domanda politica. La segreteria sua spinge affinché lei possa essere il vice sindaco in caso di vittoria di Ciriani, è così? Ma guardi, io l'obiettivo è quello prima di vincere le elezioni e nel giorno in cui avremo vinto le elezioni penseremo sicuramente ai posti. Per adesso è un problema che non si sentirebbe comunque di assumere questo incarico? Ma sicuramente mi piacerebbe, non posso dire di no, però intanto pensiamo a vincere le prossime elezioni con voi cittadini pordenonesi per dare finalmente una svolta a Pordenone. Simone Polesello, grazie come sempre. Domani invece alle 19 in piazzetta Calderari sarà presentata la coalizione di centrosinistra per le prossime elezioni amministrative. La candidata sindaco Daniela Giust presenterà al pubblico le linee guida del programma condiviso insieme alle liste del Partito Democratico Pordenone 1291. Il fiume cittadini per Daniela Giust. Saranno sul palco anche tutti i candidati della coalizione per il Consiglio Comunale. Prego. Sì, direttore, abbiamo Francesco Ribetti che è candidato ovviamente al Consiglio Comunale per il gruppo Fratelli d'Italia. Beh, la notizia di oggi è sicuramente quella di sequestro del deposito Giordani. Allora, con Ribetti sicuramente adesso che si sta microfonando in autonomia, parliamo di spazi per i giovani e soprattutto di agevolazione. Beh, lo tenga anche in mano, nessun problema. Ecco, cosa avete intenzione di fare per i giovani e anche per assecondare le loro esigenze? Sì, buonasera. Beh, è una notizia che apprendiamo con piacere, che abbiamo preso con piacere, però è una notizia che ci ha fatto, ripeto, ribadisco, particolarmente piacere, perché la questione dei giovani è una questione molto importante. È una questione importante e al tempo stesso delicata. Delicata perché? Delicata perché l'esigenza di tenere una città viva, quindi creare spazi e luoghi per i giovani, vanno coniugate, soprattutto in certe zone della città, con l'esigenza dei residenti ad avere il giusto riposo. Allora, queste esigenze come devono essere contemperate e come può intervenire l'amministrazione? L'amministrazione, a mio modo di vedere, può intervenire anche dal punto di vista economico, fornendo degli aiuti, delle agevolazioni, tipo riducendo dei canoni, quello che può essere l'occupazione del suolo pubblico, per quei locali che si impegnano a organizzare eventi per i giovani, quindi per creare anche attrattività. Al tempo stesso deve essere un'amministrazione pronta a rispondere alle esigenze dei residenti in una tempistica appropriata. Beh, parliamo di sicurezza e anche capitolo clandestini o irregolari a Pordenone, ma anche in Friuli. Come avete intenzione di agire? Abbiamo intenzione di agire sicuramente prestando quelli che sono gli aiuti necessari, gli aiuti che devono essere prestati, però
degli aiuti che non devono essere un mero assistenzialismo, ma devono essere degli aiuti finalizzati a creare e a cercare l'integrazione e l'occupazione, e soprattutto, questo è importante, devono essere degli aiuti, a mio modo di vedere, che non devono essere discriminatori nei confronti delle situazioni di bisogno dei nostri concittadini. Abbiamo tante situazioni di bisogno anche di cittadini italiani, non devono passare in secondo piano, ripeto, giusta assistenza, ma bisogna tenere presenti anche le esigenze dei nostri concittadini. Beh, Francesco Libetti, grazie come sempre. Grazie a voi. Ha fatto il candidato e il giornalista assieme. Bastava prendere il microfono, infilarlo, si stava in un attimo. Vabbè, grazie Libetti. Allora, mentre Mauro Capozzella, lui è candidato del Movimento 5 Stelle a Pordenone ed è insomma una persona che adesso andremo a conoscere, ma soprattutto intervistandolo cercheremo di capire quali sono gli obiettivi in questa campagna elettorale. Sì, ben ritrovato innanzitutto, ecco, parlava già il nostro direttore con gli obiettivi di questa campagna elettorale e come soprattutto si sta muovendo il Movimento 5 Stelle. Beh, innanzitutto voglio dire che siamo veramente contenti perché il Movimento 5 Stelle sta presentando il proprio programma in tutti i quartieri della città, e riscuotendo tra l'altro sempre più entusiasmo. E devo dire una cosa, che la parte di cui mi occupo io, quindi economia e lavoro, e quando la affronto vedo che proprio la platea quasi si entusiasma. Sostanzialmente, per quali motivi riusciamo a riscuotere questo interesse? Non voglio parlare ancora di entusiasmo, ma sicuramente di un forte interesse, perché sostanzialmente noi proponiamo alla nostra platea, a tutti quelli che vogliono conoscerci, una domanda che per noi è sostanziale, anche in un certo senso rivoluzionaria, nel senso, un'amministrazione comunale può occuparsi realmente di lavoro? Noi abbiamo voluto insieme tutti quanti rispondere a questa domanda, forse la domanda delle domande, sì, cioè un'amministrazione comunale a guida 5 Stelle vuole, deve occuparsi di lavoro, soprattutto perché in una nostra analisi che presentiamo alle persone che vengono ai nostri incontri, diciamo e verifichiamo insieme a loro che gli strumenti per rispondere sì a questa domanda ci sono, strumenti sostanziali, partendo da una legge. Faccia un esempio di strumento sostanziale. Allora, si parte da una legge economica che dice che il lavoro viene generato, può essere generato solo ed esclusivamente dagli investimenti. Noi diamo la nostra ricetta per trovare i fondi per creare gli investimenti e parliamo principalmente del patrimonio industriale di proprietà del comune, ovvero sia le cosiddette partecipate. Noi vogliamo prendere le partecipate e gestirle in maniera oculata e trasparente. Bene, avremo sicuramente modo di riparlare. Intanto, grazie. Grazie a Mauro Capozzella. Grazie a voi. Allora, andiamo in Veneto, perché in Veneto c'è Luca Marchesan. Tra l'altro San Michele al Tagliamento va anche lui, insomma, alle prossime elezioni per il sindaco e per quanto riguarda il consiglio. Prego. Direttore, noi traiamo spunto proprio dalla presenza di Marchesan per chiedere quello che forse potrebbe rappresentare un segreto di Pulcinella. Marchesan, lei si ricandida? Sì, a malincuore per qualcuno, ma mi ricandido, scherzo. Scherzo. Non ho capito. Beh, l'umore è abbastanza alto se lei scherza, non avete paura di nessuno allora? No, invece non va sottovalutato niente e credo che l'amministrazione che ho condiviso questi 5 anni credo che abbia fatto il possibile per dare risalto al nostro territorio. Approfitto anche per dire che il nostro comune per la 25esima volta ha conseguito la bandiera blu e mercoledì prossimo andrò a ritirarla a Roma. A Roma. Dopo aver ottenuto la bandiera verde di spiaggia a misura di bambino, queste sono cose queste che di cui abbiamo già parlato. Credo che questo sia un altro passo in più per dire che siamo pronti e vogliamo continuare a confrontarci con i cittadini per le problematiche. Al di là del fatto che comunque sì, ci avete messo del vostro, Bibione sta cambiando volto per l'arrivo del Giro d'Italia.
Sì, diciamo... Ma che le opere di asfaltatura si possono fare anche prima di questi avvenimenti, magari sì, senza questi avvenimenti? Si possono fare e si debbono fare, come abbiamo fatto comunque. La novità è che c'è stato l'allentamento del patto di stabilità che ci ha favorito con investimenti importanti che li abbiamo fatti negli anni scorsi, ma continueremo a farli. 790.000 con l'allentamento del patto di stabilità sono serviti per andare a investire sul territorio, sugli asfalti e sulla pubblica illuminazione. Bene, grazie Luca Marcesan. Due secondi, un secondo, linea alla redazione centrale. Allora, c'è il mercato europeo, tra poco arriva il mercato europeo qui a Pordenone, 6, 7, 8, arrivano questi ambulanti, no? Che arrivano, molto probabilmente arriveranno anche decine di dimendicanti, una pletora, l'abbiamo già vista. Io spero che in questa occasione ci sia veramente il pugno di ferro, cioè, che non ci sia solamente, no, lo stesso Piccinato è intervenuto quest'oggi, non sapendo che ne parlavo anch'io questa sera, lui fa parte del Salviamo Pordenone con sindaco, perché io avevo già in mente di dirlo, avendo notato l'anno scorso cos'era accaduto quando ci fu il mercato, una pletora di mendicanti, e io pretendo, se mi permettete, di non vedere più questa gentaglia che prende in giro, perché viene, no, sotto mentite spoglie, senza una gamba, senza il braccio e quant'altro, poi alla sera li vedi che sgambettano più del sottoscritto. Raff! Pulizia in ogni interstizio. Prego, commissario, due minuti. Abbiamo Ennio Brusadin, che è candidato a consigliere comunale per la lista Salviamo Pordenone con Muzzi in sindaco. Innanzitutto ben ritrovato. Buonasera a tutti. Oggi il suo ex, diciamo così, leader Salvini ha detto: Silvio, ovviamente Berlusconi ha finito, adesso tocca a me. È un Salvini, secondo lei, grintoso, che può essere fondamentale per anche le tornate amministrative locali, quindi anche Pordenone, o diciamo così un movimento come il vostro civico, Salviamo Pordenone, può fare la parte da leone? Beh, noi, il nostro obiettivo è quello di fare la parte da leone. Noi abbiamo messo da parte tutte quelle direttive che erano del nostro vecchio partito e ci siamo imposti di portare avanti le nostre idee, che sono quelle vicine ai cittadini, vicine alla città di Pordenone. Non è che noi siamo andati a livello nazionale a sbandierare ricette. Noi dobbiamo pensare a Pordenone e niente altro. Ecco, Brusadin parlava sicuramente delle esigenze dei cittadini. Renzi dice pensioni, tasse e bollo auto. Con me sicuramente i cittadini avranno delle agevolazioni. È il caso di credergli? Ma mi fa sorridere una delle tante affermazioni di Renzi che lasciano il tempo che trovano, perché si è visto che fino ad ora, anche col Job Act, c'è stato un disastro. I primi tempi sì, assunzioni, ma adesso stanno finendo tutte le agevolazioni, stanno finendo i soldi e siamo al punto di partenza. Non ci sono idee strutturali per questo paese per poter dare delle basi solide per far riprendere l'economia. Purtroppo è così, la situazione è drammatica. Io spero, mi auguro che cambi, perché anche per il Friuli è leggermente meglio rispetto al resto d'Italia, ma siamo abbastanza messi male comunque. Ennio Brusadin, grazie come sempre. Grazie a voi, buona serata a tutti. Iniziato male, chiudiamo male con le notizie, nel senso che a Ravedis è stato un suicidio. Pochi minuti fa una persona si è lanciata dal ponte, non per essere chiari, per capire come si sta vivendo in questo momento. Noi diamo la linea alle altre redazioni del Triveneto, iniziando da quella friulana per le altre notizie, poi c'è il Veneto. Vi ricordo che tra la prima e la seconda edizione del telegiornale c'è Civico 37 e questa sera c'è la seconda puntata del Trittico dedicata al quarantennale del terremoto in Friuli, 6 maggio 1976, 6 maggio 2016. Rimanete con noi, la linea alla regia centrale. Continua l'informazione su TPN, come sempre dalla sede di Udine, accanto a me Adriana Modolo, per quanto riguarda il fronte friulano, ma andremo a chiudere con lei alcune iniziative legate al lavoro e alle donne, non solo.
Partiamo subito però con le notizie. Venerdì 6 maggio, data della prima grande scossa del terremoto del Friuli del 76, l'Università di Udine organizza il Safety Day. Nel corso della mattinata la comunità universitaria dei tre poli di Udine, Gorizia e Pordenone verrà chiamata a una prova di evacuazione generale di tutte le sedi. Al rientro studenti e docenti parteciperanno a incontri dedicati alla sicurezza e alla prevenzione in caso di eventi calamitosi. Sarà anche l'occasione per una riflessione comune sui valori che consentirono alla popolazione colpita dal sisma di riprendersi e rinascere. Il Safety Day è l'iniziativa più significativa dal punto di vista istituzionale e simbolico fra gli oltre 40 eventi organizzati dall'Ateneo sotto il titolo Friuli 1976-2016 Epicentri di Saperi per il quarantennale dell'Orcolat. Il Safety Day, organizzato da Sprint Lab e dai servizi integrati di prevenzione e protezione dell'Ateneo. Restiamo in tema del 6 maggio con il ricordo di Aldevis Tibaldi. Aldevis Tibaldi, il suo 6 maggio. Il mio 6 maggio è molto particolare. Io uscivo dalla Turchia e mi stavo recando in Bulgaria in quelle ore, e per poi rientrare lentamente a casa. Venivo da un lungo periodo di lavoro a Istanbul, molto bello, molto gradevole, e improvvisamente ascolto Radio Sofia, mi pare, e sento che c'è stato un tremendo terremoto nel nord-est d'Italia. Radio Sofia era informatissima, ha dato subito una dimensione, diciamo, tragica di quell'evento, a differenza delle emittenti italiane che poi si sono succedute, certo, nel raccontare. Ricordiamo che all'epoca c'era solo il TG1 e il TG2 in Italia, Capodistria che dava qualche informazione. E anche un po' troppo controllati forse. E quindi, ecco, in quel momento io ho sentito l'impulso di partire in quarta e mi sono fatto un giorno e una notte di viaggio per arrivare senza mai fermarmi, diciamo il tempo solo di fare il pieno di benzina, e quindi mi sono fatto questa scorazzata fino a Zagabria. A Zagabria per la prima volta ho sentito parlare in italiano alle radio italiane e ho sentito questa reprimenda molto strana nei confronti del giornale La Notte, il quale per primo aveva dato la dimensione dell'evento, cioè 1000 morti. E 1000 morti sono stati, invece La Notte è stata criticata. Sono arrivato a casa e, diciamo, i miei abitano nella Bassa, quindi non hanno sofferto, se non una grande paura, non hanno sofferto danni di sorta, dopodiché mi sono subito recato nella Carnia a vedere e dare una mano. Emarginazione, autostima pari a zero, chiusura nei confronti degli adulti, paura di denunciare, insonnia, incubi notturni, vomito al mattino, reiterate richieste di non voler andare a scuola. Attraversano una situazione di profondo dolore, insicurezza e inadeguatezza le vittime del bullismo, con atteggiamenti che devono rappresentare veri e propri campanelli d'allarme per mamme e papà, da indurli a chiarire con i propri ragazzi, insieme ai docenti, cosa sta accadendo loro, perché solo parlando di ciò si può permettere agli adulti di aiutare chi sta soffrendo, le vittime, ma anche chi sta causando tale sofferenza, i bulli. In questa direzione si deve agire per contrastare e prevenire il bullismo nelle sue varie forme, come è stato ricordato oggi, mercoledì 4 maggio, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, in occasione dell'evento finale dell'edizione 2015-16 del progetto New Tribes di sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo, promosso tra l'altro dall'assessorato alle politiche sociali della provincia di Udine. È in programma per domani, giovedì 5 maggio alle 11, nella sala giunta di Palazzo Belgrado a Udine, la cerimonia di consegna dell'onorificenza della provincia ad Aureli Argemi, fondatore del CMN, promotore della Dichiarazione Universale dei Diritti Linguistici, della Conferenza delle Nazioni Senza Stato in Europa e della Rete Mondiale dei Diritti Collettivi dei Popoli al Parlamento Europeo.
Le motivazioni del riconoscimento saranno sottolineate in apertura dal presidente della provincia di Udine, Pietro Fontanini. A seguire l'intervento del professor Guglielmo Cevolin dell'Università di Udine e gruppo Historia Pordenone e la Lectio Magistralis del professor Aureli Argemi sui diritti linguistici e nazioni senza Stato. Siamo qui per ricordare, ci spostiamo a Gorizia, siamo qui per ricordare una delle pagine più buie della nostra storia, con il compito di rompere un muro di assordante silenzio che ancora oggi non permette alla storia di superare una vicenda vecchia di oltre 70 anni. La verità non può offendere nessuno. E questo è l'appello che ieri sera il sindaco di Gorizia, Ettore Romoli, ha voluto lanciare a margine della cerimonia istituzionale in memoria dei deportati in Jugoslavia nel maggio del 1945, 71 anni fa. E in tanti si sono riuniti al Parco della Rimembranza davanti al lapidario che ricorda i nomi delle vittime insieme a lui e a Clara Morassi Stanta, presidente del Comitato Congiunti Deportati in Jugoslavia, tra cui le massime autorità cittadine e i tre ex sindaci Antonio Scarano, Gaetano Valenti e Vittorio Brancati. Ferdinand Edwiger torna finalmente a casa, o meglio tra i suoi commilitoni. Il soldato dell'impero asburgico ha trovato finalmente una degna sepoltura presso il cimitero austro-ungarico di Fogliano Re di Puglia, sepolto presso il cimitero di Villa Vicentina, dove era morto il 3 novembre del 1918, a poche ore dall'armistizio che sancì la fine della Prima Guerra Mondiale. È stato trasportato nel luogo più adatto per onorare la sua memoria. Voluta dalla direzione del Sacrario di Re di Puglia con gli onori militari, ha visto la partecipazione del console onorario d'Austria a Trieste, Sabrina Strolego, del sindaco di Fogliano Re di Puglia, Antonio Calligaris, dal parroco Don Duilio Nardin, dal presidente dell'associazione della Croce Nera Austriaca, Otto Jaus, venuto direttamente da Vienna, e dal direttore del Sacrario, Norbert Zorzitto, e dall'intera organizzazione dei Sentieri di Pace. Ed ora vediamo cosa ci propone il collega Daniele D'Amele nella trasmissione Incontriamoci A. Domani sera torniamo con Incontriamoci A, sarà una puntata speciale quasi interamente dedicata al quarantennale del terremoto. Molti gli ospiti, con il sindaco della città riferimento della ricostruzione in Friuli, Paolo Urbani, tanti altri, tra questi Franceschino Barazzutti, presidente dell'associazione, presidente onorario dell'associazione dei comuni, dei sindaci, appunto dei comuni terremotati. Allora Barazzutti, 40 anni, non si può dire che sembra ieri, 40 anni ci sono tutti, però sono stati 40 anni importanti. Focalizziamoci su quanto di positivo c'è stato, ed è stato tantissimo, con quell'emergenza e quella ricostruzione, e quanto noi oggi dovremmo recuperare per poter vivere meglio domani. Penso che sia un fiore all'occhiello la ricostruzione che abbiamo fatto del Friuli per la nazione e nel mondo. Purtroppo questo modello è stato lodato ma non utilizzato altrove, neanche in Italia. Detto questo, io ho fatto una seguente analisi. Finita la ricostruzione, questo momento eccezionale di partecipazioni, di cantieri, di tutto, di legislazione, di coordinamento, verso la fine degli anni 80, inizio 90, è iniziato una sorta di declino. Un declino a livello istituzionale. Io sono andato a vedermi un po' qual è stata la successione dei presidenti della giunta regionale. Nel 92 finisce il governo Turello, succeduto a Comelli. Qui inizia un disastro. Turello dal 92 al 93, Fontanini dal 93 al 94, Travanuto dal gennaio 94 al luglio 94. Non faccio tutto, non voglio fare lunga. Ma per giungere a una certa stabilizzazione si è dovuto arrivare al 2003 con Illy fino al 2008. Ma la politica, la regione era allora già completamente cambiata. Perché era cambiata? Io ho percorso tutte le tappe per spiegarmi anche come siamo arrivati a questa situazione, diciamo così, non brillante per la nostra regione e nei confronti dello Stato e all'interno nostro. È successo questo. A fine anni 80, finito il grosso della ricostruzione, la ricostruzione è finita, è stato detto.
basta col terremoto, adesso non ne parliamo più, guardiamo avanti. E a noi sindaci, i regionali hanno incominciato a dire: bisogna chiudere con la straordinarietà e rientrare nella normalità. Fu un errore? Fu un errore enorme, perché dietro il termine normalità loro intendevano il vecchio centralismo della regione. Quindi la soluzione è ritornare ad un decentramento. Esatto, esatto. Perché? Ma come? Bastava essere non laureati, semplici persone, non grandi intelligenze per capire che se quel modello lì di decentramento dalla regione ai comuni aveva funzionato nella straordinarietà del terremoto, a maggior ragione doveva funzionare nell'ordinarietà. La verve di Franceschino Barazzutti, assieme a quella di tanti altri ospiti, domani dopo le 21.30 per Incontriamoci A sul terremoto, sul quarantennale del terremoto del nostro Friuli. Ed ora il promo. Il gruppo radio televisivo Tele Pordenone ricerca personale specializzato e non per realizzazione trasmissioni culturali, sportive e enogastronomiche per il Triveneto. Si cercano altresì ambosessi per settore commerciale. Telefonare per colloquio in orario ufficio allo 0434 55 14 55 oppure inviate un'email a telepordenone@iol.it. Velocemente a Trieste sale il bollettino della polizia locale, 593 incidenti e 2 mortali, riepilogo nel servizio. Aggiornato il bilancio 2016 degli incidenti a Trieste nei quali è intervenuta la polizia locale, dal 30 aprile 2016 il numero è di 593. Due di questi si sono rivelati mortali. Il primo, il 30 marzo scorso in via Coroneo, che è costato la vita a una donna passeggera di uno scooter. Il secondo riguarda l'investimento di un'anziana in viale Miramare tra febbraio e marzo. Infine sono 226 incidenti con feriti, cioè il 38% circa, quasi un ferito ogni due incidenti, e 365 con solo danni materiali. Rush finale con la nostra ospite Adriana Mondolo. Per quanto riguarda il fronte friulano, parliamo di donne e lavoro. Perché? Perché chiedo cosa abbiamo perso e cosa abbiamo conquistato per andare a lavorare noi donne. Allora, una volta, se ricordiamo bene, bastava il capofamiglia per mantenere la famiglia e avanzava qualcosa. Allora, le conquiste dopo aver avuto questo diritto di lavoro, qual è stato per noi donne? Non lo so, spero di non sbagliare, tante illusioni per questa indipendenza. Abbiamo discriminazione di salari, non so se è una conquista. Le perdite è il fatto che adesso non è una libera scelta andare a lavorare, per noi è un obbligo. Perché con uno stipendio non si riesce a vivere. I nostri figli cosa facciamo se andiamo a lavorare? Li portiamo subito negli asili, poi vanno a scuola, quindi con la famiglia e con noi genitori stanno ben poco, non possiamo dare quell'imprint ai nostri figli. Ora è anche un problema fare figli, perché non c'è la stabilità, e quindi fare figli vuol dire anche essere incoscienti. E se andiamo a guardare, io ho visto qua delle statistiche, nel 2015 c'è stato un calo di nascite di 15.000 rispetto al 2014. È un brutto segno, perché sappiamo che i conti tornano, purtroppo, questa è la realtà. E allora cosa si fa qui in Italia ai nostri governanti? Allora, invece di dare una mano alle famiglie, alle mamme, per i figli, preferiscono importare dall'Africa piuttosto che sostenere noi, questo lo vediamo. Infatti stamattina proprio ho sentito questa notizia, che in un anno sono stati spesi 13 miliardi per questi che arrivano. Allora, questi 13 miliardi venivano spesi per le famiglie italiane, forse avremo anche noi una nascita demografica. Andando a chiudere in 15 secondi. Questa politica per noi è un tumore, lasciamo che vada in metastasi oppure cosa facciamo? Io, guardi, come donna mi ribello a questa politica dittatoriale, a questi governatori irresponsabili che a noi chiedono tasse e basta con le discriminazioni per dare agli sconosciuti. Sono schifata per quelle donne che abbiamo il potere che non sostengono questo, sono complici del malaffare. Grazie Adriana Mondolo per la sua partecipazione, sono andata alla sveglia, abbiamo chiuso per quanto riguarda la pagina dedicata al Friuli e anche alla Venezia Giulia.
Non cambiate canale perché a seguire dopo il break pubblicitario le ultimissime dal Veneto. Gentili telespettatori, bentrovati dalla redazione di TPN. Accanto a me c'è l'ospite, il consigliere regionale Fabiano Barbisan della lista Zaia. Dopo parleremo con lui di alcuni temi legati alla vita amministrativa e politica regionale. Intanto apriamo il telegiornale con una notizia che diventa una comunicazione di servizio, perché ANAS comunica che da giovedì 5 a venerdì 13 maggio 2016, nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 18 con l'esclusione dei giorni festivi, sarà istituito il senso unico alternato in tratti saltuari dal chilometro 69 più 780 alla chilometro 73 più 300 sulla statale 14 della Venezia Giulia in provincia di Venezia. Il provvedimento si rende necessario per consentire l'esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione stradale nei territori comunali di Portogruaro, Fossalta e San Michele al Tagliamento. C'è stato anche un intervento dei vigili del fuoco, questo in ultima ora, per salvare un cucciolo di capriolo finito nell'acqua sul canale Palangon a Caorle. I pompieri sono arrivati sul posto e hanno accertato che il cucciolo era riuscito a guadagnare a nuoto la riva e quindi a salvarsi. Adesso invece affrontiamo il tema delicato della sicurezza. Polizie locali d'Italia, convegno a Jesolo. Al centro del dibattito le nuove norme sull'omicidio stradale. Ne abbiamo discusso con il commissario Salvatore Signorelli, organizzatore del convegno, avvicinato al microfono del collega Alessio Conforti. Signorelli, polizie locali a convegno oggi a Jesolo da tutta Italia. Commissario, qual è l'obiettivo della giornata? Si parla di temi importanti come per esempio il reato di omicidio stradale. Siete sempre ovviamente al centro di questi sistemi. Siamo al centro, come dice lei, proprio perché la polizia stradale, come compito istituzionale della polizia locale, è uno dei principali che svolgiamo, specialmente perché lo facciamo all'interno dei centri urbani. Le novità introdotte con l'omicidio stradale, che coinvolgono anche tutti i conducenti dei veicoli, è uno degli argomenti che oggi saranno trattati, perché stravolgono per certi aspetti il modo di operare delle polizie locali. Cambia tutto per voi in questo senso? Diciamo che noi siamo abituati al cambiamento, ma la giornata di oggi è una giornata proprio per mettere a punto alcune attività investigative, per fare in modo che le responsabilità nel caso degli incidenti con l'omicidio stradale in particolare siano perfettamente in linea con quegli strumenti e quegli indirizzi che il legislatore ha voluto dare con questa modifica introdotta al codice della strada. Senta commissario, poi anticipiamo anche che a Jesolo ci sarà un'importante giornata per la sicurezza stradale. È anni che viene riproposto, però insomma siete sempre in prima linea anche qui. Purtroppo il numero degli incidenti è sempre importante, la sicurezza prima di tutto. Allora, la Polizia Locale di Jesolo è impegnata nella prevenzione per la sicurezza stradale. È dal 2003 che come corpo della Polizia Locale abbiamo istituzionalizzato una campagna sulla sicurezza stradale che si chiama Pensa alla vita, guida con la testa, che è diventato uno strumento di prevenzione nazionale della nostra associazione, che è l'AMBO, l'Associazione Professionale della Polizia Locale d'Italia, e che da Jesolo quest'anno parte ancora con l'edizione dall'Adriatico alla Dolomiti e che coinvolgerà città della Riviera Veneziana per finire sulle Dolomiti e su altre città storiche del Veneto. Caorle Spiaggia si muove e si impegna a dare ulteriori segnali di sicurezza sull'arenile di Caorle. Il clima internazionale riecheggia di troppe notizie allarmanti in tema di turismo. Caorle, da questo punto di vista, ha sempre dato delle garanzie. Il Consiglio di amministrazione del Consorzio Arenili sta valutando di creare delle azioni a tutela della sicurezza dei bagnanti, che verranno comunicate in seguito. Come abbiamo detto nelle scorse edizioni del telegiornale, nasce la super polizia locale nel mandamento di Portogruaro. Sentiamo a tal proposito dall'Unione delle Polizie Locali di Portogruaro, Cinto, Gruaro e Concordia Sagittaria la reazione di Gianluca Falcomer, sindaco di Cinto Caomaggiore, che commenta così questa collaborazione. Sindaco di Portogruaro, quanto capo
informazione in quanto sindaco che sto ospitando questo momento importante. E effettivamente una data come questa andrebbe collocata anche in una prospettiva storica. 210 anni fa nascevano i nostri comuni, era il 29 aprile 1806, un decreto napoleonico andava a costituirli, e oggi in una fase di trasformazione, di elaborazione dell'ordinamento degli enti locali, ci troviamo ad allargare, a concretizzare una gestione della polizia locale che andrà a ricalcare sempre di più 210. Quello che è il distretto, quello che la regione ha previsto come distretto di polizia locale. Quello che mi rende orgoglioso è che comunque Cinto è un percorso che aveva già iniziato con il comune di Portogruaro, ormai dal 2009 credo, che i nostri due comuni già condividevano un servizio che per i nostri cittadini comunque si è rivelato molto utile e molto efficiente. Il fatto che questa cosa poi venga condivisa con altri, con gli altri territori limitrofi, a mio avviso non farà altro che migliorare le prestazioni. Questo è un piccolo passo che dovrà portarci poi a convenzionarsi su altri servizi, che diventerà sempre più strategico per adoperarci perché ci si riorganizzi nel territorio. Da Cinto Maggiore ci trasferiamo a Portogruaro. L'amministrazione comunale comunica che con decorrenza dall'anno d'imposta 2015 è possibile portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi le spese sostenute per la mensa scolastica per un importo massimo di 400 euro ad alunno. Per quanto concerne le scuole, il servizio mensa è gestito dal comune di Portogruaro. Per le scuole dell'infanzia e primarie è possibile richiedere alla ditta che fornisce il servizio la certificazione attestante le spese sostenute per la mensa scolastica nell'anno 2015, compilando il modulo a ciò predisposto. Il suddetto modulo è scaricabile dal sito internet del Comune di Portogruaro o può essere ritirato presso l'ufficio istruzione e presso l'ufficio relazioni con il pubblico situati nel Palazzo Municipale di Piazza della Repubblica numero 1. Fabiano Barbisan, consigliere regionale della lista Zaia, le volevo chiedere un commento così un po' da esterno, anche se magari molti obietteranno che proprio esterno non è, ma come la Lega Nord sta cambiando il comune di Portogruaro? Ormai a breve festeggiamo l'anniversario della vittoria alle elezioni. Grazie intanto per l'invito. Quale appunto grazie a lei, è un piacere. Io praticamente quello che posso fare è elencare, diciamo, un impegno col quale appunto mi sono manifestato da quello che sono da concreto nel territorio. Dico solo una cosa brevemente, che qua sono passati in visita, ma hanno trovato i sindaci, ne hanno parlato praticamente tutti i vari assessori presenti nella Regione Veneto, Manuela Lanzarin, De Berti, Federico Caner, Bottacin, la Donazan, che ha incontrato anche il professor Elvisi Innocente per il corso di meccatronica, ha trovato anche il preside del liceo, il vicepresidente Forcolin, appunto presente in maniera molto vicina. Sabato, questo dopodomani, da qua a due giorni, c'è una conferenza presso l'LTA dove si parlerà con i sindaci di confine ed è lui che, appunto, avendo la delega, parlerà con queste autorità locali. Ma a queste visite l'assessore che prima Pan, non c'era, l'assessore Corazzari, l'assessore Marcato, sì. Cioè abbiamo avuto. Ma perché prima non venivano questi assessori qua? Beh, evidentemente c'era poco interesse nel farli portare. Cioè, io ho l'interesse per il mio territorio, per la mia gente. E sto cercando, non pretendo nulla in cambio. Se qualcuno ha qualche richiesta, diciamo, che non sia richieste ad personam, perché a questo ci tengo a dirlo, cioè essere tirato per la giacca da gente che ha persona, non ci sono. Ci sono state tre volte il consiglio, praticamente quasi tutto il consiglio presente nel territorio. A cena, sì, a cena, ma questo per dire che Portogruaro oramai è conosciuto e il portogruarese soprattutto è conosciuto molto bene in regione. Qualcuno, quando sono entrato, non dico i nomi, ma mi hanno chiesto se San Michele faceva parte del Friuli. Questo non succede più, ecco, questo è una scommessa. Quindi il portogruarese è ben presente.
Se, come stanno facendo i vari sindaci, si trovano e si organizzano per appunto fare delle richieste congiunte, richieste che possono avere, diciamo, una risposta, se non chiaro, immediata, ma una risposta che possa essere consona al territorio, mi pare che siamo sulla buona strada, perché già un attimo fa ho visto, mi pare, 5 sindaci allineati. Ecco, quindi lo sforzo è quello. In regione tutti sanno, perché siamo tutti i giorni nei giornali, ci sono state anche delle cose importanti, perché luoghi di culto, sì, tanto vituperata legge antimoschee, antimoschee non è, è solo per stabilire i luoghi di culto abbiano delle regole dove la gente vive, diciamo, entra, sta lì in maniera civile. Insomma, se vogliono evitare situazioni come quella legata alla moschea di Viale Jenner a Milano, ecco, dove effettivamente c'era un coro di persone sgradite al nostro paese. Direttore, il problema è solo uno, a parte le persone, no. Noi diciamo questo, se della gente entra in un capannone, in un magazzino, non è previsto, provvisto di idrante, non ha l'impianto elettrico a norma, non ci sono i parcheggi, non ci sono i marciapiedi, non ci sono le strade per arrivare, se succede un incidente, come fa un'ambulanza ad arrivare, chi paga? Ecco, questo è il senso. Poi ieri proprio si è parlato di asili nido, cercare di dare, diciamo, una corsia preferenziale a tutti coloro che abitano, sono presenti nel nostro territorio da almeno 15 anni. Un altro piccolo dettaglio, il ticket sanitario. La Regione Veneto è l'unica regione che non pretende il ticket dai cittadini. Quello che si paga è quello che va a Roma. Benissimo. Ecco, l'addizionale IRPEF, per esempio, è anche questo un balzello, una tassa. Sono 6 anni che non c'è, non si paga più e per il momento non si paga. Fabiano Barbisan, noi dobbiamo andare avanti con il telegiornale. Diamo altre informazioni, poi magari nelle prossime edizioni sarà di nuovo nostro ospite. Grazie a lei Barbisan, andiamo avanti col giornale. Dall'ospedale al Duomo per la Santa Messa, corteo senza banda a causa maltempo, ma ugualmente deposte corone presso la stella che ricorda i caduti dell'Avis e il monumento ai caduti in Piazza Repubblica. Poi la messa in Duomo, questa è la giornata dell'Avis a Portogruaro, c'è stata la consegna delle benemerenze al Russolo con la presenza di 150 persone, 350 onorificenze consegnate ai donatori del comune. 5 cessata attività per donatori over 65 con più di 120 donazioni raggiunte. Questi i numeri della giornata, presenti autorità, sindaco e delegato provinciale Silvano Vello che ha dichiarato: dati nazionali ok, attenti alla modulistica con i dati sulla salute personale dei donatori. Informazioni più precise e veritiere per evitare contagi. Noi nelle prossime edizioni realizzeremo anche un servizio in merito a questo argomento, come abbiamo potuto vedere anche il sindaco Maria Teresa Senatore presente a questa giornata. Andiamo avanti con il giornale, ringrazio la regia del Veneto. Sabato 7 maggio 2016, in occasione della giornata della prevenzione alcolologica, si rinnova l'appuntamento annuale organizzato da ACAT per le scuole del territorio per parlare di alcol e oltre. L'evento si terrà al Teatro Comunale Russolo di Portogruaro. Trasferiamoci subito a Bibione, giovedì 5 maggio alle ore 18. L'amministrazione comunale taglierà il nastro per inaugurare ufficialmente una delle opere più attese da anni da turisti e cittadini. È stato infatti realizzato un nuovo tratto della pista ciclopedonale che costeggia la spiaggia di Bibione, da via Procione verso il faro, sulla duna consortile difesa a mare. L'importo a base d'asta ammonta a più di 487.000 euro su progetto redatto dall'architetto Longhetto di Motta di Livenza. I lavori sono cominciati il 1 dicembre 2015. Il percorso parte dall'Ido dei Pini, via Procione, e si innesta nel tragitto realizzato 2 anni fa dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale. Si è concluso con risultati positivi il progetto di educazione ambientale organizzato da ASVO SPA per le scuole della fascia dell'obbligo infanzia, primaria e secondaria di primo grado presenti nei comuni soci serviti dal titolo Tutta un'altra scuola. Le classiche sono risultate vincitrici dei 2 concorsi che andranno in gita premio al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio a Verona, martedì 31 maggio, sono le classi prima D, seconda B della scuola media di Bibione, la classe quinta B della scuola primaria 4 novembre di Portogruaro,
la classe seconda M della scuola media di San Michele al Tagliamento capoluogo, la classe terza B della scuola primaria di Cinto Caomaggiore, le classi 4 e 5 della primaria del liceo Vescovile Marconi di Portogruaro, la classe 2 della primaria di Cesarolo, le classi 2 e 4 della primaria di La Salute di Livenza. Hanno cominciato a scaldare i muscoli, torniamo a Bibione, gli atleti che domenica 8 maggio parteciperanno alla Bibione Half Marathon, la mezza maratona internazionale di 21 km che per la prima volta ha scelto come destinazione la località balneare situata nella città metropolitana di Venezia. A essa si affianca una gara non competitiva di 5 km per semplici amanti della corsa e per i bambini. Da una spiaggia all'altra, ora Caorle, dal 6 all'8 maggio, 1100 studenti delle scuole superiori saranno a Caorle, al villaggio San Francesco, per 3 giorni di orientamento in vista della loro prossima partenza per destinazioni di tutto il mondo. Questi giovani, infatti, nei mesi estivi partiranno con l'High School Program della WEP, WEP, organizzazione leader nel settore degli scambi linguistici. L'High School permette ai ragazzi della quarta superiore di frequentare una scuola straniera, ospitati da una famiglia del posto per 3, 6 o 12 mesi. L'obiettivo di questi 3 giorni è preparare i ragazzi ai prossimi mesi vissuti lontano da casa, fornendo informazioni, conoscenze e curiosità sul paese ospitante. Un'altra notizia prima del meteo, ci fanno cenno di tagliare, giustamente è finito il nostro tempo, però prima vediamo questa. Sandro Furlano e Sonia Tedesco, presidenti del Vasco Fan Club, regalano un defibrillatore alla società sportiva Aurora San Nicolò. La consegna avverrà venerdì sera all'Accademia di Fossalta in occasione di un concerto e ospite d'onore sarà niente meno che Alberto Rocchetti, tastierista del più grande cantautore rock italiano, Vasco Rossi. Era questa la nostra ultima notizia, dopo il break, il meteo. Grazie, arrivederci. Giovedì, cielo da sereno a poco nuvoloso, salvo locali addensamenti comuniformi dal pomeriggio, più probabili su rilievi e zone adiacenti e comunque in genere senza precipitazioni. Le temperature minime subiranno un calo, più sensibili in montagna. Quelle massime in pianura saranno senza notevoli variazioni, in montagna subiranno un contenuto aumento. Venerdì, tempo da variabile e localmente instabile, con spazi di sereno più probabili fino al mattino e addensamenti nuvolosi più diffusi in seguito su rilievi e aree adiacenti. Moderato aumento della probabilità di precipitazioni soprattutto sulle zone montane e pedemontane da fine mattinata al pomeriggio per fenomeni da locali a sparsi, anche a carattere di rovescio o temporale. Le temperature minime aumenteranno in modo più sensibile sulle zone montane. Le massime subiranno contenute variazioni di carattere locale in pianura e un calo per lo più lieve in montagna. Grazie per l'ascolto, fine bollettino.